Mi chiamo Marta Torcini e sono figlia di Alberto Torcini, nato nel 1921, partigiano, comunista, che combatté per la liberazione di Firenze nell'agosto del 1944. Fu arruolato dall'esercito per andare insieme a molti altri ad aggredire la Grecia. Tornando per una breve licenza, la sua nave fu affondata dai siluri di un sommergibile nemico. L'8 settembre lo colse nel sud Italia. Da solo e con mezzi di fortuna, cercò di tornare a Firenze. Durante un bombardamento su Napoli si ruppe una spalla e fu costretto a fermarsi un mese a Napoli, dove fu ospitato in un bordello, come avvenne ai soldati israeliti che a Gerico furono nascosti ai nemici nella casa della prostituta Rahab. Da allora ha sempre avuto molta considerazione per le lavoratrici del sesso, rispettava tutte le donne. Arrivato a Firenze, si unì alla brigata partigiana Bruno Buozzi. Fu preso prigioniero dai tedeschi, che lo usarono come artificiere. Rischiando la vita, passava polvere da sparo e armi ai partigiani. Parlo al singolare perché sto parlando di mio padre, ma c'erano tanti altri come lui. Tanti che morirono, altri che riuscirono a sopravvivere. Combatté per liberare Firenze perché era la sua città, per salvare le vite di chi la abitava e per la libertà di tutti, ma anche perché voleva salvare i monumenti e l'arte di Firenze, cioè le radici culturali di tutti noi. Un popolo senza radici è un popolo senza futuro, diceva. Mi ha insegnato ad apprezzare quello che oggi amo di più, la storia, l'archeologia, l'arte. Rispettava le culture degli altri e le considerava una ricchezza. Noi abbiamo il dovere di ricordare e far conoscere ai nostri figli le storie di queste donne e uomini che non hanno pensato a se stessi, ma a noi e al nostro futuro, e ci hanno voluti liberi e consapevoli. Il dopoguerra non fu generoso con questi eroi. Mio padre si conquistò un posto di lavoro decente, presentandosi per settimane, tutti i giorni, dal direttore di quelle che allora si chiamavano imposte di consumo, le antenate dell'IVA, col suo fazzoletto rosso, quello che mi vedete addosso, e una cintura piena di bombe a mano, finché non lo assunsero a lavorare. Voleva un'Italia democratica e fatta dai lavoratori. Nell'amore che ho per lui e per i valori che mi ha dato, e nel dolore ancora vivo per la sua morte avvenuta nel 1994, quando aveva solo 72 anni, ringrazio Dio di non aver permesso che vedesse i fascisti tornare nuovamente al governo di questo paese. Voglio concludere con le parole di un partigiano greco. Se i morti si alzassero e mi chiedessero: abbiamo la libertà? Risponderei: sì, abbiamo conquistato la libertà. Abbiamo la democrazia? Sì, anche se non è proprio come la volevamo. Abbiamo l'indipendenza? No, perché c'è la NATO. Abbiamo basi militari straniere sul nostro territorio e non controlliamo la nostra economia. Abbiamo la giustizia sociale? No, per quella stiamo ancora combattendo. Perciò credo fermamente che i partigiani non abbiano fatto ancora il loro tempo e la resistenza è ancora necessaria, oggi come ieri.